Era per parlare della crisi che si vive in via Roma, il salotto buono della città. Abbiamo sentito l'assessore al comune di Ragusa che dice che comunque qualcosa si sta studiando per rilanciare il centro della città. L'ASCOM invece cosa sta preparando per rilanciare anche i vostri assistiti, chiamiamoli così? Certo, ma insieme all'amministrazione, perché certamente da soli non riusciamo ad essere incisivi, abbiamo concertato un tavolo al comune in cui incidono sia i residenti, noi come rappresentanti dei commercianti e altri rappresentanti di altri commercianti anche non associati, e quindi abbiamo creato un gruppo di lavoro con cui confrontarci per poter individuare le azioni da intraprendere. Certamente la problematica è abbastanza complessa perché si coinvolge l'urbanistica proprio della città, si coinvolgono scelte che sono state fatte in passato e che oggi si sono rivelate deleterie, quale lo spostamento dei residenti verso l'esterno, quindi con l'allargamento della città alla periferia e quindi con l'occupazione degli spazi che via via si vanno creando da parte di cittadini extracomunitari che chiaramente poco hanno a che vedere con i negozi di lusso e il salotto buono che sono presenti in via Roma. Questa situazione ha creato ad un certo momento una situazione di degrado, addirittura con spaccio di droga e anche atti di violenza che sono verificati la scorsa estate. Abbiamo anche parlato con il prefetto di questa situazione e insieme al comune, un progetto su cui si lavorava da tempo, abbiamo finalmente aperto una parte dell'isola pedonale, cosiddetta isola pedonale, perché per me un'isola pedonale interrotta in due tratti, attraversata in due tratti, non è proprio un'isola pedonale. E quindi abbiamo aperto in via sperimentale questo tratto di via Salvatore, che ci sta dando ragione perché come primo effetto positivo si è allontanato il malaffare.